Oggi andiamo a presentare un impianto idroelettrico che è stato esaminato nel periodo in cui si andava a studiare i vari impianti, sfruttando diverse tipologie di macchine. Questo è anche abbastanza vicino all'ufficio, siamo andati a guardarlo, esaminarlo, sono punti di vista curiosi, di curiosità, ma a livello anche di studio. Questo è importante, beh, a parte che è importante sì, perché è un impianto idroelettrico vicino a casa, ha una bella produzione, dicono di 500.000 kWh di energia, sfrutta una turbina, vabbè, Banking, come vedremo, è un utilizzo abbastanza opinabile, cioè potete usare un altro tipo di macchina, no? Però la cosa che a me piace moltissimo è perché è un impianto tipico idroelettrico che sfrutta il salto geodetico, no? Perché è molto importante come salto, perché si parla di circa 16 metri, no? Di dislivello. Io parlo di geodetico, però l'importante, attenzione, l'importante nell'idroelettrico è il dislivello che abbiamo tra pelo libero e pelo libero, pelo libero monte, pelo libero a valle dell'acqua, non tanto a livello geodetico. Inoltre ha una portata, diciamo, minore di acqua, perché effettivamente nei periodi estivi abbiamo circa 650 litri al secondo, nei periodi invernali abbiamo 350 litri al secondo, quindi con poca acqua andiamo a sfruttare il salto di dislivello geodetico e avere tanta energia. Questo è il principio dell'idroelettrico, il principio che la maggior parte viene sfruttato in montagna, dove si hanno delle altezze di prevalenza molto grandi e quantità di acqua molto piccole, che funzionano di più. Effettivamente ci serve anche meno costruzione edile, quindi è molto più economica, perché da un punto di presa a un canale di adduzione dell'acqua, no? Riusciamo praticamente a sviluppare un sacco di energia. Ecco, questo qua è il principio, che continuerò a ripeterlo, perché secondo me è molto importante impianti fatti in questo modo, che poi vanno a sfruttare tanta acqua e poco salto, anche perché ci sono delle ripercussioni sull'impianto stesso. Questa è un po' la descrizione dell'impianto. Questo vabbè, sta a Zinasco, ha, come dicevo, a dislivello di 16 metri, portata di 650 litri al secondo d'estate. E ovviamente l'inverno è molto minore, perché diciamo, l'acqua viene sfruttata più che altro a livello irriguo. Prende quindi l'acqua, quindi adduisce a due canali, due cavi a scoppio di irrigui, quindi c'è stato anche qui un cambio di uso da canale, diciamo, irrigazione a canale irrigazione e sfruttamento idroelettrico, no? Se vogliamo andare a vedere bene la situazione. Ecco. Il costo investimento di 300.000 euro, vabbè, fate voi i calcoli, io non sto a valutare la parte economica. Questa è come si presenta l'impianto idroelettrico, questa è la casupola dove sta all'interno la macchina elettromeccanica. Come vedete, siamo in mezzo ai campi, no? Qui è sul lato di uscita dell'acqua, quindi già questo lato qui l'acqua ha fatto tutto il suo percorso, è già in uscita verso il canale che poi va a passare all'interno dei poderi, dei terreni, a scopi agricoli.
Allora, questo andiamo a esaminare esattamente la centrale, quindi partiamo dal fondo, poi cerchiamo di salire. Qui abbiamo il serbatoio di adduzione alla turbina, quindi abbiamo il canale che prende, porta l'acqua. Prima di entrare subito in macchina c'è un serbatoio di accumulo, quindi qua si accumula l'acqua, entra nella turbina e poi dall'altra parte fuoriesce. Questo qui è un po' il principio. In modo schematico, poi c'è lo schema che mi fa vedere esattamente come funziona la macchina. Questo invece è la fotografia di adduzione, quindi i due cavi si uniscono, no, in un unico canale che attraversa circa 600-700 metri di campi agricoli e va convogliare l'acqua dentro questo serbatoio. A questo serbatoio c'è un accumulo sia a destra e a sinistra di acqua, no? E prima di passare alla turbina, quindi a valle, cosa abbiamo? A valle abbiamo uno sgrigliatore, no? Quindi a valle del tubo, della condotta, abbiamo uno sgrigliatore. Cos'è lo sgrigliatore? Lo sgrigliatore non è altro che quella parte meccanica che serve per tenere pulita l'acqua. Quindi fogliame, foglie, sporco, plastica, bottiglie, c'è un rastrello che gira a pettine, no? Prima nell'ambocco della condotta, la sporcizia viene portata sul nastro e questo nastro poi convoglia lo sporco all'esterno della centrale. Tutto videosorvegliato, tutto regentato, perché vabbè, questa è la parte più, diciamo, più critica della macchina, oltre a avere la macchina stessa che è in lato. Forse mi ho fatto notare questo, che la macchina, siccome qua la casupola è molto piccola, quindi si è cercato di stringere molto il corpo dell'involucro, è molto anche areata. Questo perché praticamente la turbina producendo energia a delle temperature molto alte e quindi soprattutto per gli estivi c'è bisogno di una continua ventilazione. Quindi c'è la ventola, ci sono le reazioni, sia naturale che quella forzata. Ecco un po' come se fosse il computer, il nostro computer, no? Ma qua ho messo un doppia foto, è venuta fuori così. Qui abbiamo lo schema. Come funziona questo tipo di macchina, questo tipo di impianto? Funziona proprio come un punto di presa con lo sgrigliatore automatico. È importante avere lo sgrigliatore automatico perché ovviamente non ci vuole continua, diciamo, supervisione dell'uomo, deve essere una cosa molto, molto elastica, deve esserci un'automazione per questo, no? Perché l'acqua deve essere sempre pulita. Sempre pulita perché se entra dell'acqua sporca all'interno del corpo macchina, questo fa perdere il rendimento. Noi sappiamo che il rendimento globale è dato dal rendimento idraulico, rendimento elettrico e rendimento meccanico. Se l'acqua deve essere sporca, a parte che lo sporco che passa, non passa dalle griglie e così via, potrebbe anche far diminuire la quantità d'acqua, quindi incide su cosa è il rendimento idrico, no? Con le famose perdite. E quindi cosa succede? Succede che la macchina, no, produce meno, perché l'acqua sporca produce meno energia. Un po' come il principio dell'olio della macchina. Se questo lo teniamo sempre pulito, il motore è efficiente. Se invece teniamo l'olio sporco, la macchina non è efficiente. Anzi, quando cambiamo l'olio e l'olio è pulito, la macchina viaggia di più perché i rendimenti sono migliori, no? Questo qua è ovvio, così via. Dislivello tra peli liberi, ho messo peli liberi perché, come dicevo, è molto importante non tanto il dislivello geodetico, ma pelo libero. No? È di 16 metri, no? Quindi si sfrutta il dislivello geodetico tra due punti, tra presa e restituzione. Restituzione quando l'acqua esce completamente dalla centrale. Pelo libero. Geodetico è una semplice approssimazione. Attenzione, cioè che ci sono certi impianti che sfruttano l'alzamento del dislivello dell'acqua, appunto per avere qualche punto in più di produzione energetica.
Io qua il calcolo ho fatto solo sul periodo estivo, vedete che abbiamo 70 kW. Se noi tiriamo via il rendimento, ho ottenuto un rendimento di 75 perché le macchine del genere non hanno rendimenti molto eccessi, cioè massimo siamo per 80, qualcuno dice 82 dice, però teniamolo buono 75 per essere più cautelativi, perché è facile giocare sul rendimento e far pensare che sia una macchina chissà che, no? Okay. Quindi abbiamo un punto di accumulo dell'acqua, passa nella condotta, arriva la macchina e poi c'è l'uscita. Ok? Là, vedete il verde, il rosso, il rosso, già la parte di uscita della macchina, vuol dire no, prodotto energia. Allora, questa è la fotografia della macchina idraulica, no? Esattamente elettro idraulica perché c'è una parte meccanica, c'è una parte elettrica. La banking entra l'acqua di qua, qui c'è dentro il rotore, il disuasore e poi abbiamo un moltiplicatore di giri con il suo alternatore e generatore, no? Perché ci dice il generatore, alternatore, sono questo blocco qua. Ecco, questo qua è un moltiplicatore di giri, no? Diciamo il rotore della girante trasmette all'altra parte elettrica. Ok? Questo è quello che si vede in fotografia. A livello schematico la macchina è una cosa del genere. Entra l'acqua dall'alto, ok? Quindi passa all'interno delle alette. Questo qua non è un'aletta che va a intensificare o diminuire il flusso dell'acqua all'interno della girante. La girante gira, ovviamente questa è asse di tipo orizzontale, no? Quindi l'orizzontale qua, dove qua è collegata dal moltiplicatore di giri, quindi il moltiplicatore di giri serve praticamente per amplificare il giro della macchina, no? Non so, 1, 2 o 3, 4 secondo del rapporti, no? Entra nella girante e poi fuoriesce di qua, in questo modo. Cosa c'è da dire? L'importante qua è come esce l'acqua sul pelo libero. In realtà si poteva anche utilizzare una frensis, solo il problema è che con le frensis abbiamo difficoltà di aprire le macchine. Io ho trovato solo una o due ditte che fanno frensis, il resto delle macchine elettromeccaniche non vanno neanche bene perché hanno bisogno di prevenzione molto, molto elevate. 16 metri potrebbe essere opinabile anche se l'utilizzo della Francis, però effettivamente è comunque una cosa da un po' verificare, un po' da studiare. Per il resto l'impianto, come dicevo, è ottimo perché con poca acqua e molto dislivello riesce a produrre energia elettrica e anche abbastanza importante, perché si parlano circa di 500.000 kWh di energia. Fate il calcolo, moltiplicando all'epoca erano di 22 centesimi di euro al kilowatt prodotto, kilowattora prodotto, quindi potete immaginare quanto produce e quanto tempo ci si impiega a ammortizzare diciamo, il tipo di impianto. Ecco. Io spero che questa presentazione vi sia piaciuta, è uno studio che abbiamo condotto, non è certo un progetto fatto da me, no? Però impianti del genere vanno anche visti, guardati, studiati e capiti anche per future realizzazioni. Io spero che potete anche contattare alle mail genova-palermo-imola.santagati@gmail.com che potete trovare sul mio canale YouTube. Ciao e alla prossima!